Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con Tomb Raider. Allora, da che parte dobbiamo passare? Presumo di qua. O siamo... No, mi pare siamo venuti da qua, eh? Non vorrei dire, vediamo un po'. Sì, quindi dobbiamo andare di qua a destra. Il ponte, quello che si vedeva in lontananza. Rot, aiutami tu con il fucile da cecchino. Speriamo che non ci sia nessuno. Che cosa? La mia mitica pistolina anche potenziata con il freno di bocca. Oh cacchio, ce la faremo? Proviamo. Vai! Vai! Sì, perfetto. Ok. Attenta Lara, quel ponte brulica di guardie. Benone, consigli? Non sarà facile, ma forse puoi attraversarlo da sotto. Oh, temevo che lo dicessi. Tranquilla, non ti perderò certo di vista. Sembra ancora tutto fin troppo tranquillo, eh? Qui. Vai. Perfetto. Come mai ancora non esce nessuna guardia? Ancora nulla. Meglio così. Vai, 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 vai! Lara, li tengo sotto tiro. Ci siamo. Ok, vai, vai. Cosa starà succedendo laggiù? Dici che hanno preso la straniera. Calma. Se non l'hanno catturata, lo faremo noi. Padre Mattia ci darà in pasto agli leoni se non la troviamo. Se non la troviamo, noi la troveremo. La regina ci protegge. Non è che protegge la straniera. Ci sta ammazzando tutti. Mamma mia! Non è che l'ho visto bene quel momento, ma... Non ho fiatato perché me la stavo facendo praticamente sotto. Stai bene? Diciamo di sì. Ferma, non muoverti. Mamma mia, o ti tutto... Adesso. Grazie, Rot. Ferma, aspetta, ce l'ho. Grande Rot, grande. Aspetta, aspetta. Bello. Lara, via libera. Grazie per l'aiuto. Adesso siamo pari. Facciamo di sì. Lara, oh. Attenta. Aspetta che l'ammazzo. Arrenditi. Grande. No. No. Oh, prendilo. Porco cane, Rot. Sono precipitato. Sarà morta? Non so, non vedo niente. Eccola! Ce ne sono troppi, Lara! Vattene da lì! Vattene da lì! Stanno a sparare a destra e a manca! Vai, 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 salta, Lara! Vai così, vai così! Salta! Oh! Prendi, prendi! Vai con la piccozza, vai con la piccozza! Meno male! Meno male! Mamma mia, quanto sto perdendo più chili e più ansia questo gioco! Sicura di farcela, Lara? Li salverò e tornerò con loro. Lo prometto. Ecco. Piano. Che c'è là? Guarda se spunta qualcosa di brutto, eh? Oh cacchio. In questo momento già ci siamo passati inizio gioco, se ben ve lo ricordate. Dai, usciamo da qua sotto, porca miseriaccia. Su Lara, su. Tieni la testolina sopra. Guarda che bello l'effetto della fiaccola sul soffitto. Dai, siamo quasi dentro. Eccoci. Sento rumori di topi, eh. Area attuale, ingresso alle caverne. Libera l'equipaggio dell'Endurance. Da che parte? Di qua. Mamma
mamma mia, la cosa si fa quanto interessante. Tranquillo però. Ora fratelli, prestatemi ascolto. Nel mondo eravamo nullità, ma qui noi siamo i solari, la prole della regina del sole. Lei ci ha condotti qui per un motivo. So che ambite alla libertà, so che volete evadere dall'isola, ma per riuscirci dovremo liberare la nostra regina. Lei è prigioniera come noi. Se la libereremo, saremo tutti liberi! Questa donna ha un vincolo di sangue con l'isola. Che sia la chiave? Sarà la prova del fuoco a rivelarcelo, Himiko! Tu che sei la prima e l'ultima, parlaci adesso! Ho ucciso nostro fratello! E ora ucciderò te! Questa è per Vladimir, puttana! Basta così! Dimitri, Nikolai, ora portatela qui! Ogni creatura vivente lotta con tutte le sue forze per sopravvivere. Non credere che non ti capisca, ragazza. Solo che io lotto da molto più tempo di te. Dobbiamo prepararci, fratelli! La nostra regina ci sta per parlare! Parlaci, Himiko! Parlaci attraverso le fiamme! Mi dispiace tanto! Guardami, guardami, ok? Lei è la prescelta. Presto, fratelli! Saremo rigenerati! Portatela alla sala del trono. Hai finito di lottare, creatura. Ara. Ma che schifo è? Un fiume di sangue. Vedo il cadavere. Non può essere sopravvissuta. Andiamo laggiù. Forza. Che spettacolo, ragazzi. Sto gioco diventa sempre più fantastico. Bellissima la scelta di averlo fatto. Mamma mia. Bello proprio. Veramente bello. Caverne geotermiche. Quindi sicuramente qualche gas ci sarà. Siamo rimasti solamente con l'arco, vero? Sì, le altre armi avevo visto che ce l'hanno portate via. Ok, anche perché almeno con le frecce... Sembra gas naturale. Molto instabile. Come possiamo fare? Dovrei far esplodere il gas. Perfetto. Ci stavo ripensando che adesso potevamo continuare a utilizzare quelle incendiarie nonostante fossimo senza armi. A posto. Piano, piano Lara, piano. Ok.
Nuovo accampamento fossa. Prendi le frecce. Qua che abbiamo? Ogni nuovo fratello riceve una mansione, un ruolo tra i solari. Finché Mathias continuerà a dimostrare il suo legame spirituale con la Regina del Sole, loro gli crederanno senza fiatare. Il rito di iniziazione è brutale. Affinché possano compiere azioni disumane, le nuove reclute devono essere private della loro umanità. Come? Buttandole in fondo alle caverne, senza cibo né acqua, per giorni o intere settimane. I pochi superstiti vengono poi accolti a braccia aperte nella confraternita. Non capisco a che tipo di potere Mathias abbia attinto, ma non mi interessa più. Non ce ne andremo mai da quest'isola dimenticata da Dio. Certi giorni ho l'impressione di essere già all'inferno, e considerando le cose che abbiamo fatto, forse è così. Ok ragazzi, fermiamoci qui al nuovo accampamento. Vediamo un po' se abbiamo qualcosa da poter potenziare. 231, no, non abbiamo niente. Allora niente, ci fermiamo qui all'accampamento ragazzi, e ci vediamo nel prossimo video con Lara tutta sporca di sangue qui alle caverne, sempre alla ricerca di Sam per liberarla e poi per liberare anche tutto l'equipaggio dell'Endurance. Ci vediamo nel prossimo video con Tomb Raider.